Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre in Assassin's Creed Valhalla, sempre con il nostro carissimo Eivor, sempre qui in Irlanda con l'Ira dei Druidi. In questo episodio esploreremo la regione del Met, come volete chiamarla, alla ricerca di tutte le ricchezze, misteri e manufatti. Dovrei riuscire a fare un unico video, al limite faremo due parti come di consueto. Comunque mi sono già portato qui, cominciamo da queste cose qui e poi proseguiamo, signori. Andiamo. Ok, abbiamo aperto la porta di là, ragazzi. Andiamo a vedere. Se Eivor mi corre, magari. La porta dove... dove essere? Qua ragazzi. Ok, perfetto. Qua c'è il tesorino. La magia dei troll. Un altro, sempre la magia dei troll. Riprendiamo tutto, ragazzi. Preso tutto. Prossimo obiettivo sono questi, signori. Quindi andiamo. Meglio non attirare l'attenzione. Ok, io sono entrato nell'accampamento col cavallo, io non attiro l'attenzione, la richiamo proprio. Perché non lo calpesti, Eivor. Ehi. Golia, Golia. No! Attacchiamo in sequenza! No, non ho attaccato in sequenza. Ragazzi, occupiamoci di questo. No. Un attimo che uccido lui perché veramente è fastidioso. Bene, ottimo. Abbiamo preso anche i lingotti. Era lui che ce li aveva. Questo cosa fa? Vuoi seguire un fino a dove? Vero? Sono andato. Chi c'è che tira le frecce? Non lo vedo. Ah, quello là che si nasconde. Ok. Allora, stavamo dicendo 25 metri sull'albero, ragazzi. Esatto. Sono anche delle frecce. Bene, vediamo dove siamo. Andiamo qua, signori. Ok, tesoro è qua, easy. Se riesco a prenderlo. Dai, non fammi scendere da cavallo, please. Ottimo. Andiamo a prendere l'altro che è là. Vabbè ragazzi, devo scendere. Lui è fortissimo. Occupiamoci dell'altro. Io non volevo uccidervi, siete stati voi. Ricordatevelo, io volevo solo prendere il forzierino. Ok, vediamo il prossimo obiettivo, ragazzi. Qua siamo a posto, scendiamo perché questa è un'altra regione. No, sì, infatti è Ulaid.
Perfetto, qua poi Dublino, andiamo di qua, facciamo queste cose qua. Come sempre, razzie che troveremo le faremo alla fine, quindi ci rivediamo qui. Ok ragazzi, siamo arrivati a questa casettina, vediamo cosa si nasconde. 12 metri, vediamo come fare a entrare. Se la porta non sarà chiusa. Ah, aperta? Che storia. Allora qua, che bello. Così, easy. Ah, c'è la chiave, era troppo facile. Cosa ho scoperto che non abbiamo bisogno di lasciare raccogliendo sufficiente? Ma cosa me ne frega della lampada? Chiamiamo Sinin. Spiega le ali, Sinin. Troviamo una chiave. Hai là la chiave, ragazzi. Andiamo a prenderla. Vado col cavallo che faccio prima. Vai! Vai! Vai qua. Perfetto, abbiamo la chiave. Eccoci, eccomi impavido. Andiamo, andiamo, mi riporti a casa, per, alla casa, please. Grazie, gentilissimo. Aspetti un attimo che torno subito. E perfetto, abbiamo il lingotto, signori. Prendiamo un cavallino e ci dirigiamo a sto giro. L'abbazia ovviamente dopo, facciamo quelle cose qua e poi liberiamo il villaggio. Ok ragazzi, siamo a 50 metri. L'altare sacro, combattiamo. La Bibbia. Devo farmi confondere. Pronti. Bene, l'hai voluto tu, bello. Ma no, ma ho preso. Ragazzi, ho perso il tocco. Vediamo di recuperarlo proprio all'istante. Questo è andato. Maialino lo cerchiamo. Questo è andato. Massimo Eivor. Non vedo che mi attaccano, ragazzi, per quello. Vabbè, tipo ascolta. No, perché sai. Ottimo, manchi tu. Vinta la prova e abbiamo finito la prova, ragazzi, molto bene. Andiamo qui. No, mamma, il mio incubo. Eccoci al Cairo, ragazzi, quello che io amo profondamente, tutto me stesso. Impara le pietre, imparerei qualcos'altro, qualcun altro. Ragazzi, ce l'ho fatta dopo non 4 giorni, ma semplicemente dopo qualche minuto. È strano. Ok, questo è il mio Cairo. Benissimo, andiamo su mappa. Mappa non disponibile, adesso sì. Qua abbiamo fatto, andiamo a liberare questo avamposto commerciale, signori, che è dietro di noi, là. Ok, signori, eccoci all'avamposto. Cosa mi attacchi al cavallo? Ma come ti permetti, bello? Io non so. Ma anche voi, no. Non mi fate neanche finire le combo. Per quanto io ami i cani. Mamma mia, oh. Qua non si può proclamare niente. Come mai? Mostra missione. Ispeziona l'avamposto. Si segue missione.
là c'è qualcosa. Sì, Eivor. Bravo. Bestiario. Ok, abbiamo depredato tutto. Sì, ma per l'avamposto cosa devo fare? Che ragazzi, ho trovato qua sull'albero. Non posso restare qui troppi lupi, lascerò l'atto a Knockfree. Non ne ho le tasche, ne ho le tasche piene, va bene. Per ottenere questo, signori, bisogna andare qui, che è anche la nostra prossima meta. Quindi ci rivediamo qua, signori, a Knockfree. Ok, ragazzi, siamo a Knockfree. Cominciamo a prendere queste cose qua che ho segnato. 1, 2 e 3. E poi prendiamo anche l'atto di proprietà. Frecce, aspetta che Eivor recuperiamo le frecce che vengono sempre buone. Qua sotto. Sì, è lì. Abilità numero 3. Fondo il muro, ragazzi. No, Eivor. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Abbiamo preso anche l'atto. No? No. Sì, abbiamo preso anche l'atto. Dobbiamo tornare all'avamposto. L'atto era insieme al forziere. Lì in parte c'era un teschio. Prendiamo quelle cose qua. Poi torneremo un secondo all'avamposto. Che lo sblocchiamo e sarà completamente nostro. Facciamo questi e poi torniamo là. Tutti questi forzieri non sono necessari prenderli per le ricchezze, ragazzi, però visto che siamo qua li prendo. Solo quelli che fanno aumentare la ricchezza valgono la pena, cioè quelli grossi tipo questi, ma quelli piccolini sono piccoli forzieri. Torniamo qua, che ripristiniamo l'avamposto, non si può fare il viaggio rapido perché non è nostro. Ok, signori, rieccoci. A Drumlish. Si può? No, devo scendere dal cavallo. Interagiamo, costruiamo. E siamo a posto, signori. Perfetto, commercio, tessere, affari abbiamo fatto. Va bene, allora andiamo avanti. Qua siamo a posto e direi di teletrasportarci qua e cominciare a fare quella zona qui. Ok ragazzi, siamo qua a 30 metri da questo piccolo forziere. Questa nebbia irlandese dentro la casa. Scendiamo, andiamo a ispezionare. Sì, è agibile la casa e il forziere sarebbe... No, ho sbagliato tasto. Ah, è di qua, perfetto. Perfetto, Eivor, ce la fai a tornare di là senza rompere tutto? Grandissimo. Qui c'è ancora qualcosa, penso sia un opale, ragazzi. Yes. Ok, qua siamo a posto. Andiamo all'altra cosa segnata sulla mappa, che è là, 200 metri. Vieni, cavallino. Bravissimo, grazie. Non so cosa sia... Ah, combattimento, ragazzi. Devo resistere. Non c'è problema, Eivor, pronto. Questa nebbia. No,
Ehi, ehi. Questa mai è la prima, ragazzi, è proprio un bug. Ehi. Ok, è andata la druida. Chi c'è ancora? C'è l'orsacchiotto che è buggato perché non si muove. Molto bene. A posto. A posto, ragazzi, prossima tappa, quel forzerino là in fondo. Cavallino, prova della Morrigan l'abbiamo completata. Molto bene, senza scendere da cavallo. Qua siamo a posto, torniamo in giù, prendiamo quelle cose qua, signori. Ok, da qua, ragazzi. Ce l'abbiamo. Dietro. Ok, adesso vediamo la mappa. Quelle due cose qua. Che sono? 52, 20. Andiamo da 20. Che preda, ci siamo sopra. Ottimo. Andiamo dall'altro, 44 metri. Seivor mi fa la cortesia, bene. Qua siamo a posto, andiamo qua, ragazzi. Che è un cimitero normanno questo, tipo, bello inquietante, allagato dal fiume, che ovviamente delle barriere anti-inondazione non c'erano. Ok, perfetto, riprendiamo, siamo a posto. Siamo a posto, scendiamo con quelle cose qua, signori, e poi qua. Sempre dritto, yes. Questo posto è ben sorvegliato. No. Ok, scendiamo, deprediamo. Ok, abbiamo una mappa del tesoro, signori. Proseguiamo qua. Mappa del tesoro qui nel sud. Faremo anche quelli alla fine di tutto, signori. C'è qualcosa di sbagliato qui. Di vile. È la magia dei troll, Eivor. Come sempre. Allora, per entrare in questa chiesa... Oh. Faccio la porta. Ok, ragazzi, dovete salire sull'albero. Vediamo se da qua è fattibile, sì. A posto. Bene, la terra respira di nuovo. Non c'è più niente, penso. Infatti, allora, dobbiamo andare di qua. Queste qui sono dell'altra regione, ma visto che abbiamo completato non ci servono. Prendiamo quelle cose qua, però queste sì, signori. E anche queste. Andiamo qua. Eccoci, ragazzi. Mi segna qua sotto, quindi ci sarà una caverna... Una porta, un buco, qualcosa, vediamo. Ok, si entra da qua, ragazzi. Questo... Oh, tanto si vede, comunque. Tiriamo un po' la tolcia. La tolcia. Uè! Ma che non avevo visto che c'era la cosa delle spine, delle punte. Vabbè, comunque, ce l'abbiamo fatta, non siamo morti. Quello lì vi serve se volete usare l'abilità, ma a me non serve. Ok, facciamo numero 3. Eivor. Ok. Perfetto. Ma suo figlio Colin dice due figure come... Va bene, San Patrizio.
uccisione 500 da un suo cugino Murak Trakt Makmurignig. Va bene, lo facciamo non morire sulle cose accumulate. Benissimo, siamo a posto qua almeno. Sì, qua è l'altra regione che mancano quei 3 o 4 tesorini qua, ma sono tesori minori. Mi ripeto ragazzi, non mi interessa andare a prenderli perché abbiamo completato. Se volete andare a prenderli voi, sono qua. Sono anche facili da prendere, saranno ben visibili. Io vado avanti e prendo queste cose qua invece. Ok signori, eccoci. Mi danno qua sotto, vediamo. Ah, la porta è bloccata. Si apre dall'altro lato, che altro lato. Ok, easy così. Ok, un'altra mappa del tesoro, ragazzi. Qui c'è un altro forzierino. Dovremmo essere a posto. Ora scendiamo ragazzi, facciamo queste cose qua a Darrow, scusate, questo si pronuncia Darrow, mi teletrasporto al porto. Ok, siamo a Darrow ragazzi, i nostri primi obiettivi sono 80 metri, questo qua è il bambino socio di Reda, ma non ci interessa ora. Pietra, mi ha messo proprio in una posizione bella questo. Ok, tesoro qui l'abbiamo preso. Poi c'è quello dietro di noi, giustamente, che è a 30 metri sotto. Dentro la chiesa. Into the church. Vediamo di scendere. Rubo tutto, qua c'è una chiave ragazzi, forziere chiuso, la chiave è là, andiamo a prenderla. Andiamo a vedere se è questa, chiave del forziere di Darrow, penso di sì. Visto che abbiamo rotto quella di là, rompiamo anche quella di qua, perché è giusto che sia così. Apri forziere. Prendiamo la lettera. Chiedo scusa per la mia partenza e per il seguito di un altro pochi giorni. Proseguirò nel frattempo. Devo chiedere di scrivere tu. Vabbè, ok. Grazie per dire la chiave che era di là. Siamo a posto. Andiamo a prendere quelle cose qui, ragazzi. Allora, ragazzi, questo è un tatuaggio. Per prenderlo, visto che se seguite lui è impossibile, seguite me. Andate di qua. Adesso aspetta, guardate, è già qua. A posto, disegno ottenuto ragazzi. Comunque dovete salire su questa capannina qua, l'entrata del porto. E quello l'abbiamo preso. Prendiamo queste altre due cose, signori. Ok, 17 metri. A posto signori, qui siamo a posto, procediamo di qui, si deve scendere anche di qua, sì, bisogna fare questo signori, poi faremo il villaggetto qua, il l'avamposto da liberare, quindi andiamo qua. Ok ragazzi, siamo arrivati. ...80 metri. Secondo me è qua dentro. Ok, riposo degli Uainil. Collezione manufatti degli Uainil per 5. Ah, va bene ragazzi, questo lo faremo più avanti, signori. Comunque sappiamo dove dobbiamo andare adesso, quindi procediamo qua nell'avamposto, signori. Ok, seguiamo questa missione, ragazzi. Non devo essere visto in questa area. No, no, no.
non ho capito chi mi ha visto, ma va bene. Muori! No. Ok, è andato il goliazzo. Oh, stracattivo Eivor. Urco cane, quanta gente si è palesata dietro di noi, ragazzi. Vediamo se riusciamo a... Ok. Ok. Oh, buongiorno. Ma non c'era bisogno, facevo la mossa. Vabbè, facciamo così. Molto bene. No, l'ho mancato. Quello no, però. Questo facciamo così. Se muore lui, invece. Quanti ne mancano? Uno? Che è là. Devo attaccarmi da dietro il vile. Il vile. Vabbè, ripristiniamo l'avamposto, ragazzi. Costruisci. L'avamposto commerciale di Lisdoro, signori, è attivo. Commercio, la parola data, missione completata. Benissimo, fa anche rima. C'è ancora qualcosa da prendere qua, che lo prendiamo immediatamente. Che si entra da... No. Come faccio io a andare lì? Non era questo, comunque. Da qua... C'è ancora un altro forzerino. Va bene, mappa. Qua siamo a posto, signori. Qua non si può prendere niente per ora. Ci mancano solo la razzia qua in cima. Quella roba qua non l'ho presa. No, no, dell'Ulaid. Questo è Ulaid o Met? No, è Ulaid, quindi non ci riguarda per adesso. Ci mancano solo quelle cose qua. Una, due e tre. Questa penso sia una razzia. Vediamo, al limite le faremo alla fine con questa. Ok, signori, ci siamo. Prima cosa si trova qui, 39 metri. Adesso sia in questa casa. Ah, lì sopra, ragazzi. Infatti. Vabbè, non abbiamo letto, ragazzi, però è pagina del ciclo irlandese. E manca solo un manufatto nel Met. Vediamo. Penso che sia questo. Andiamo a vedere. Ok, ragazzi, siamo in prossimità. Questo è un altare delle offerte. Ah, vediamo se c'ho l'offerta da fare, ma non so. No, infatti non c'ho lo storione. Bisogna tornare anche qua con le offerte. Quindi magari alla fine faremo un video conclusivo di quello che mancherà in tutte le regioni. Proseguiamo, proseguiamo. Ci manca praticamente un mistero, che è questo. E le ricchezze, proviamo ad andare qua a vedere se si può razziare, se no dobbiamo andare con l'equipaggio, vediamo. Ok, sì, bisogna venire con l'equipaggio, me ne vado subito. Allora, ragazzi, qua bisogna razziare per forza con l'equipaggio insieme a questi. Ehi, no, ho sbagliato. Insieme a questi, signori, stavo dicendo. Perciò andiamo a prendere la nave, cominciamo a razziare questo e poi faremo l'altra abbazia qua in cima. Bene, signori, non serve usare la vela perché siamo arrivati, razziamo. Siamo arenati, ma fa niente. Eivor. Ci saltiamo sulla terra subito, bene. Allora. Ho sbagliato il tasto. Ok. Se magari questi stanno fermi. Benissimo, tutto questo per depredare questo. Sì, ho già schiacciato Eivor, se magari... Ehi, non posso farlo da solo. Benissimo, grazie. Ok, scorte per l'avamposto completate. Ora andiamocene da qui. Non so dove è andato il tipo qua dietro. Ce ne
su. Ah, c'è il tipo la... Dai, andiamo, ragazzi. Frega un cazzo di quella roba qua. Eivor, mi... Ok, perfetto. Ragazzi, noi ci rivediamo qua all'abbazia di Kells, re signori. Ci rivediamo qui. Bene, ragazzi, eccoci. Viriamo per razziare. Via. Allora, selezioniamo subito cosa vogliamo prendere. Prima quelle cose qua. Allora, 30 metri. Uccidetemi! Difendeteli dell'argento! Presto salvatelo! Morita merda! Cosa offendi così pesantemente? Allora, qua. Ehi! Vieni qui ad aiutarmi. Give me a hand, please. Questo è il tipo che ci tira le cose, tira i sassi, il trombogliere là dietro. Ok, scorte per l'avamposto. Ehi, Neo, questo è Neo, ragazzi. È Neo prima che esistesse Matrix. Andato. Perfetto. No, come no? Ok. Andiamo avanti, 30. 30 metri, stavo dicendo. Questo? Che bug ha questo, ragazzi? Che problemi ha? Che problemi ha? Questo qua veramente pesante, come cose pesanti. Ma vuoi morire? C'hai 50 frecce attaccate in testa. Animazione un po' lunga questa, secondo me. Va bene, muore. Ok, grazie. Mi stava la freccia nell'occhio, secondo me, però va bene. Questo devo aiutarti? No, stai bene. Porta bloccata di che cosa, poi. Qui c'è il tesorino da depredare. Proseguiamo. Pronti? Se mi fa depredare anche a me, grazie. Molto bene. Proseguiamo ancora, signori, con quel... Ah no, c'è ancora qualcosa qui. Fatemi vedere qualcosa qua. Una casa che va a fuoco, bene. Ah no, è lì di fuori, molto meglio. Ok, si prosegue. Abbiamo preso un corno. Andiamo qua, questo no. E prendere quelle cose. Allora, dietro di noi, quindi 32 metri di sopra. Chi mi ha visto? Chi l'ha visto? Mamma mia, no, questo qua è stracattivo il cane. Oddio, stracattivo il mio socio, te! Mamma mia, chi è? Che deprediamo il forziere, ragazzi. Ehi, vieni qui un attimo. Ho fatto. Fare un po' di pulizia, ragazzi. Molto bene, vediamo cosa ci manca. Il libro è un'altra cosa. Vediamo un'altra scorta per lava, 33 metri. Andiamo qua in cima. Ok, qua dentro. Allora, prima questo. Vieni a darmi una mano qui. Se ce la fai, magari non sei buggato, sai. Ce la fa, ragazzi, è buggato. Ce la fa? Te ce l'ha fatta, ragazzi, benissimo. No, non è fatta, Eivor, te lo dico io quando è fatta. Devi prendere ancora questo. E poi devi entrare nella porta, sempre che non sia chiusa. L'altro lato deve essere sbarrato. Vedi, l'altro lato è bloccato, quindi devo aprire la porta. Dove? Ok. Perfetto, torniamo di là. E il libro qua. Nuova abilità, saluto vichingo. Vediamo, ragazzi.
Dov'è? Questo? No. Ah, questo? Saluto vichingo. Una testata devastante. Vabbè, non mi interessano le testate. Va bene, così se volete usarla voi, ragazzi, fatemi sapere com'è. Vediamo un attimo. Abbiamo finito le frecce in tutto ciò. Ci manca ancora una ricchezza? Why? Ah, è questa, sì. Una ricchezza, un mistero, un manufatto. Non mi torna la cosa. Ah, quindi questa è da prendere, secondo me. Andiamo a prendere questo, così concludiamo. Secondo me questo è ancora del Met, anche se mi segna che sia dell'Ulaid, ma andremo a vedere presto. E poi rimarranno quest'altare qua, che ci manca lo storione grande che andremo a recuperare in questi fiumi. E questo pezzo è l'armatura dei druidi, che bisogna avere tutti gli altri pezzi dell'armatura, quindi lo prenderemo alla fine di tutto. Faremo un video conclusivo, magari con gli altari, con appunto i pezzi dell'armatura, le cose che mancheranno, per concludere appunto tutti i territori. Noi adesso andiamo a vedere questo punto qua in cima, se è lui il manufatto che ci manca. Ci rivediamo qua. E infatti qua, signori, c'è ancora qualcosa. Una mappa che non abbiamo preso l'ultima volta. Guardate che abbatto i lupi. Se ce la faccio. E allora basta adesso. Mamma mia. Un attimo che uccido. Mamma mia, sono arrivato, ragazzi. Dio, ma vi squarto, figa. Stavo dicendo, ragazzi, ho preso una mappa del tesoro e infatti, come vedete, i manufatti del Met li abbiamo completati. Dovevamo prendere anche questa mappa. Peraltro, signori, era qua in parte, era qui. Cioè, abbiamo preso il tesoro, abbiamo visto la mappa, vabbè. Comunque, per adesso ci fermiamo qui, signori. Le uniche cose che ci mancano sono l'offerta degli storioni e il pezzo dell'armatura dei druidi. Come dicevo, bisogna prenderlo alla fine. Quindi niente, il prossimo video... cos'è sta cosa? Non volevo. Il prossimo video, signori, sarà della regione di Dublino. La completeremo tutta per poi avventurarci alla fine nella regione del Ulaid, per completare anche quest'ultima, anche se ci vorranno due o tre video. Va bene, per adesso è tutto, signori. Un bel mi piace, iscrivetevi e io vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao!